rilancio, questo è stato un messaggio chiave, possiamo dire annuncio chiave anche del pontificato di Giovanni Paolo II, ma della conclusione del XX secolo. Ripeto, tantissimi non si sono accorti di questo, ecco, poi dopo con la morte di Giovanni Paolo II. Però ecco, Giovanni Paolo II qui da questa chiesa disse che noi uomini di questo secolo, che volge ormai al termine, quindi qui ha portato in questa chiesa il termine del secolo, desideriamo ringraziare il Signore per il messaggio della divina misericordia. Ma ci siamo mai riflettuti su queste parole che hanno avuto un peso per il pontificato, per il futuro, per la Chiesa, per il mondo, per le vicende poi dell'attentato a Due Torri Gemelli, per catastrofi naturali, terremoti, per varie disgrazie e sofferenze nella stessa Chiesa? Non ci pensiamo, non ci abbiamo pensato. Oggi il Signore ci sta concedendo sempre più luce, la divina misericordia, per non rimanere ciechi, ecco, e fermi nel nostro posto, ma veramente muoverci per portare questo messaggio. E qui il Papa ha portato questo ringraziamento in questa chiesa che per la prima volta ufficialmente 23 aprile poi iniziava il suo culto della Divina Misericordia, in modo strano possiamo dire, perché 95 abbiamo Faustina Beata ancora, e Beato è un culto locale, non universale, e quindi è stato già un miracolo di poter proprio, c'era questa cosa, una contraddizione per dire, qui abbiamo l'uomo universale, Roma, che si espande in tutto il mondo, abbiamo Faustina Beata, al culto del quale era legato a locale, il culto è locale, niente di più, ecco. Invece il Signore ha permesso la beatificazione di Faustina innanzitutto a Roma, come universale messaggio universale, e secondo ha permesso già nel 95 di parlare ad alta voce per portare questo messaggio a Roma, in Italia e poi fuori Italia. E il Papa disse, oggi in particolare sono lieto di poter rendere grazie per il messaggio della Divina Misericordia a Dio in questa chiesa di Santo Spirito in Sassi. Queste parole, man mano che andiamo avanti, perché ripeto, ci vuole tanto, bisogna riscoprire tutto quello che si è detto, ma questo avverrà man mano che anche Giovanni Paolo II fa i suoi gradini sempre più alti verso il cielo, ecco, e quindi esplodono poi queste parole dette veramente da uno che la santità l'ha portato nel suo cuore, l'ha colto e ha cercato di contagiare con questa santità tutti noi. E questo sta avvenendo. Ringrazio quanti, ecco, sono giunti in questo tempio proprio per spinti proprio da questo evento di 23 aprile, perché il Signore ci benedica oggi per intercessione del servo di Dio Giovanni Paolo II e Santa Faustina, già Benedetto XVI, invoca su questa chiesa queste due figure, una santa, uno servo di Dio, su questa chiesa. E particolarmente, con particolare favore, lo faccio rivestito di questa casula che Giovanni Paolo II proprio ha portato con sé, con questa casula ha celebrato Giovanni Paolo II. Qui dietro proprio c'è uno stemma, è un nascosto, cioè dietro cucito M, il suo stemma papale, che questa casula è proprio di Giovanni Paolo II, proprio qui su questa qui, ecco, proprio messa, lui l'ha lasciata qui, e con particolare ancora vigore, ancora, perché si sente quando uno va in santo, le cose di un futuro santo, uno quando addossa quello, veramente si sente una vibrazione veramente particolare. Preghiamo.